Allora, continuiamo la nostra trasmissione. Si è costituita, diciamo a giorni, boh, più o meno. Vabbè, benvenuta Angela Tasca, buonasera, grazie di essere qui con noi. Benvenuto a Carlo Regolo e benvenuta a Carmela Armeni, Buonasera. rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario dell'associazione Onlus Propositi. Angela Tasca è la presidente. Vi lascio il microfono, raccontateci che cosa è questa Propositi, quali sono i proponimenti. Cosa vi prefiggete, qual è il percorso e come intendete operare ed essere presente nel nostro territorio. Credo che sia una cosa territoriale, no? Certo, Cittadina. sì. Chi comincia? Cittadini, no. Chi Inizio comincia? io. Sì, prego, Sì, la presidente. ok, sì, grazie Pino per lo spazio che ci stai concedendo. È Che un'associazione che brutta si è. sta cosa di concedere. Mi avete chiesto ospitalità. Va bene, però Vabbè. ce l'hai concesso. Noi Questa è te la casa. l'abbiamo È la chiesto, casa dei Calatini, quindi e tu ce l'hai concesso, basta chiederlo giusto? praticamente, Grazie, civilmente, opportunamente si trova lo grazie spazio. Pino, Il grazie. salotto non è molto grande, però Però cercheremo di ci piace, no, accomodarci. Va piace, è bene, accogliente, grazie ma anche il Pino. caminetto, ma facciamo finta che c'è con questo No, freddo. ricordavo che il discorso una volta c'era una stufetta, ora non c'è più, però va È perché la bene. luce corre, sai, Lo so quindi Pino, voglio sì, dire, per hai cui ragione, hai qui ora ragione. faremo arrivare l'asinello e il bue e quindi ci adeguiamo. Faremo Ok. nascere anche il bambinello qua dentro, Ancia. Perfetto, tutto. Prego. Ok, grazie Prego. Pino. No, quindi è l'associazione che si è costituita il 22 di novembre, che sabato 17 presenteremo in maniera ufficiale in occasione dell'assemblea dei soci che si svolgerà presso il Bar Garden alle ore 17:30. È un'associazione che si è costituita il giorno 22 di novembre, però che nasce già come idea all'indomani delle elezioni amministrative che ci hanno visto impegnati. E, proprio all'indomani del risultato elettorale, ecco, nasce questa idea di non disperdere il patrimonio di idee, di persone, di programmi che erano stati anche, che era stato presentato, e quindi di non disperdere, ma di metterli, di metterlo assieme. E nasce in questo modo, Quindi quindi ci post-elettorale, incontriamo diciamo, post-elettorale, e per sì. continuare un progetto che avevate iniziato. Esatto, per evitare, ecco, di disperdere. All'indomani delle campagne elettorali normalmente ognuno prende la sua Avete strada, invece digerito i noi mal di pancia, cosa? abbiamo mal di No, voglio pancia, dire. mal di pancia. Sicuramente abbiamo vissuto questa campagna elettorale in maniera molto Stiamo intensa. parlando della campagna elettorale comunale di Caltagirone, Esatto, diciamo. abbiamo vissuto questa campagna elettorale in maniera molto intensa. È logico che il fatto di non averla vinta sicuramente ha comportato in ognuno di noi dei sentimenti di sconforto, di rabbia, però Però che siamo dopo riusciti. 6 mesi siete riusciti a No, no, superarla. non dopo 6 mesi. La cosa bella è proprio perché si è stabilito durante in quell'occasione delle relazioni, sono nate Vi delle siete amicizie. appoggiati l'un l'altro, vi siete piante addosso, Non quindi. ci siamo, dai, non utilizzare la parola piangere perché qui non c'è niente da piangere, voglio dire, sono altri gli elementi. Noi abbiamo metabolizzato ognuno di noi quella che era stata la sconfitta, però avevamo quella consapevolezza di dire ok, però abbiamo qualcosa ancora da proporre, da fare per la nostra città. Non lo facciamo come attore, quindi come protagonisti, lo facciamo dall'altra parte, però ancora abbiamo un'idea di città che non coincide con l'idea di città che legittimamente, democraticamente è stata eletta. E è un gruppo di persone molto variegato, molto eterogeneo, con esperienze Questo eterogeneo diverse. è una cosa che non mi mancava. E come detto, molto eterogeneo. Eterogeneo, sì, perché siamo veramente Eterogeneo, ma voglio Eterogeneo, mi dire, lo sembra. dobbiamo anche scusare perché è francese, Ah, cioè, Angela. essendo francese, qualche reminiscenza. Perdonami. Io dico un termine nuovo che ha coniato Eterogeneo, lei, scusami, diciamo. va bene, d'accordo, ok. Chiedo Eterogeneo, eterogeneo. Molto scusa, variegata, chiedo, molto come i colori di variegato, questa scenografia, dai. sì, ok, sì, l'avevano capito, però hai fatto bene a farmelo notare. Quindi molto eterogeneo, Mi come sembrava un esperienza. medicinale. Cioè.
con delle esperienze, con un vissuto diverso. Quindi in questi sei mesi, ecco, che ci siamo persi visti, ci siamo incontrati, ci siamo confrontati, finché abbiamo deciso veramente di mettere su e di costituire questa associazione. Di non perdere questo patrimonio umano e di idee. Sì, esatto. E non è stato un percorso, insomma, perché proveniamo tutti quanti dal centro-sinistra, però apparteniamo a partiti politici diversi. Alcuni non appartengono a nessun tipo di partito, alcuni provengono dal mondo associazionistico, dal volontariato. Quindi proprio per questo motivo, ti dicevo, molto variegato. All'indomani delle elezioni abbiamo fatto anche un'autocritica del fatto che l'affluenza alle urne è stata del 54%, quindi basta pensare che sono andata a votare 18.000 persone su 34.000 elettori aventi diritto, quindi qualcosa è evidente, e lo abbiamo visto anche con il referendum, che c'è questo distacco, questa disaffezione nei confronti di quello che succede a livello istituzionale, di quello che è la cosa pubblica, che si manifesta o con l'astensione da una parte, e quindi il non volere partecipare, oppure lo vediamo attraverso quello che è successo con il referendum, con la protesta e con il votare il no. Quindi abbiamo ravvisato proprio la necessità e l'esigenza di un cambio culturale, di riavvicinarci a quello che è il cittadino in tutte le sue manifestazioni. Anche perché, quando ti parlo di autocritica, abbiamo visto che andavamo al mercato, ma non soltanto noi, la gente giustamente ci diceva: ma dove siete stati in tutti questi anni? E andavamo nei quartieri, questi quartieri che non sono più luoghi vitali, ma sono luoghi in cui purtroppo la gente è rinchiusa in casa. Quindi abbiamo fatto questa autocritica, questo ed altro, e abbiamo realizzato la necessità di un cambio culturale. E da qui nasce l'associazione Propositi, e la chiamiamo proprio Propositi. E non contro, ecco, non nasce contro l'amministrazione, contro, non questa parola, ma per, proposte per la città. Come intendiamo, ecco, realizzarlo, questo nostro obiettivo comune? Innanzitutto seguendo quelli che sono i provvedimenti, le decisioni che vengono prese a livello nazionale, che hanno delle ripercussioni sulla vita del cittadino. È stata votata la legge di stabilità del 2017, quindi quello che è in tema di pensione, quello che arriverà con l'APE, temi di lavoro, il contrasto alla povertà e quindi il reddito di inclusione sociale, e quello, l'istituzione del bonus per la nascita, voglio dire tutti i provvedimenti che vengono presi a livello centrale e che poi successivamente si ripercuotono nella vita di ognuno di noi. E accanto a questo, quindi, si articolerà un'attività di informazione, di studio, di approfondimento, ma non soltanto queste, anche di aiuto. Dall'altra parte non possiamo non tenere conto di quello che accade nella nostra città. Se pensiamo, per tornare ai giorni nostri, ad esempio, quello che è successo con gli avvisi di accertamenti emessi, pur non essendo, ecco, ancora ufficialmente costituiti, siamo stati di supporto nel proporre al gruppo di consigliare, perché il nostro interlocutore in questo momento a livello istituzionale è il gruppo consigliare per la città che vogliamo, di convocare il consiglio straordinario proprio per discutere di questo, anche perché è stato un episodio che ha avuto delle ripercussioni veramente
comportate dei gravi danni morali, di tempo, economici, dove attraverso questi avvisi di accertamento i cittadini onesti sono stati paragonati ai cittadini che avevano non pagato le tasse, però anche lì perché non li avevano pagate le tasse? Dobbiamo considerare il fatto che si proviene da anni di depressione nella città di Caltagirone, quindi molte volte chi non paga le tasse non li paga, non perché non li voglia pagare, ma perché si trova nell'impossibilità di onorare quello che è il proprio debito. E, quindi, ripeto, anche lì ci siamo adoperati, pur non essendo costituiti ufficialmente, ed è quello che intendiamo fare anche nel prosieguo. Ci sono tantissimi provvedimenti dell'amministrazione comunale, come il censimento dell'amianto, dove le persone si trovano veramente in uno stato di smarrimento, dove non sanno che cosa fare, subiscono questi atti e non sanno come provvedere, quindi anche lì noi provvederemo con attività di non soltanto informativa ma anche di sostegno, di consulenza, fermo restante che ognuno ha le sue competenze, quindi ci mancherebbe altro che quello che deve essere fatto dai professionisti, dai CAF. E, particolare attenzione daremo soprattutto ai giovani, quando dico un cambio culturale sta proprio questo, cioè la consapevolezza delle proprie scelte, perché molte volte si compiono delle scelte senza aver approfondito il motivo di quella scelta. Altra cosa, ad esempio, quando io dico che saremo di proposte, ecco, ci poniamo in una condizione di proteste, di proposte per la città, non possiamo non parlare di quello che è sotto gli occhi di tutti, della città di Caltagirone, città dei presepi, e di quello che è stata l'organizzazione, un piccolo passaggio. Le premesse erano state buone perché da quello che insomma l'amministrazione giustamente aveva incontrato le organizzazioni di categorie, i commercianti e gli artigiani, però ritrovarsi poi alla vigilia del Natale con ancora gli addobbi da fare o il bando Natale in fiore, ad esempio, che viene fatto il 6 di dicembre, a parte che l'occasione è lì, la strategia del ponte dell'Immacolata è sfuggito, quindi quando doveva essere un momento clou e concentrare tutte le iniziative a partire da quella data, esce fuori il piano finanziario per il Natale 2016 il primo di dicembre. Anche qui 10.000 euro, e se faccio il confronto con il piano finanziario per la festa di San Giacomo era di 92.000 euro, quindi c'è effettivamente una discordanza, ovvero la festa di San Giacomo è la festa del nostro patrone, ci mancherebbe altro, sono state stanziate 92.000 euro, ma per quanto riguarda il turismo, cioè la città dei presepi, il Natale, che costituisce il volano, quindi su cui puntare per la nostra economia, se ci si arrivi in ritardo e se ci si arrivi anche impreparati, quando vediamo la chiusura, la non chiusura del traffico, ma non tanto la non chiusura, il problema del non sapere programmare e gestire il tutto. Voglio dire, pensare il 6 di dicembre ai lavori di manutenzione dei servizi igienici di via Perticone, dei giardini pubblici, ok, va fatto, ma non va fatto il 6 di dicembre. E quindi quello che, ripeto, sarà la nostra attività di sollecitazione, di stimolo e di aiutare, di dire pensiamoci prima e studiamoci prima, perché Caltagirone, a parte il terziario, si basa la propria economia su quello che è il patrimonio. Quando dico anche il rapporto, rientrare in sintonia con il cittadino, rivitalizzare la città, l'ordinanza del 7 di dicembre
chiude il centro storico, non entro nello specifico, però dal 16 di dicembre, da domani, il tratto da Piazza Municipi a Largo San Domenico verrà chiuso H24 al traffico, ok? Quindi, quando diciamo di non partecipazione, di non coinvolgimento, ma nessuno ha pensato, per quanto giusto sia il provvedimento, ad avvisare il cittadino, a consegnare dei pass. Cioè, se tu ti poni nel cittadino con degli atti che non sono stati preceduti da una corretta informazione, è logico che crea nel cittadino una reazione che non deve essere quella che invece necessarie per l'accoglienza del turista, dove poi mancano veramente delle basi, elementi essenziali. Cioè, il turista, quando arriva a Caltagirone, si deve sentire deve riuscire ad accoglierlo, il decoro e, voglio dire, anche la pulizia. Vengo al dunque, cioè io ho l'abitudine di prendermi il caffè al chioschetto di San Giorgio e vedo queste scolaresche arrivare. Qual è il problema? Non c'è un punto, i bagni chimici, cioè, voglio dire, è vero che ci sono problemi economici, del bilancio, ok, d'accordo, ma tu puoi realizzare anche delle cose con uno stanziamento minimo. Arrivano le scolaresche, non ci sono bagni chimici, non ci sono indicazioni, non ci sono percorsi, non ci sono addobbi e si devono districare tra escrementi dei cani, cioè è veramente sacchetti della spazzatura ad ogni angolo. Quindi è logico che qui è mancata, speriamo che per il futuro la programmazione venga fatta in tempo, ma venga fatta anche con il coinvolgimento dei cittadini, con una corretta informazione, perché quando parliamo di cambio culturale significa anche questo. Sono una postilla, però su tutte queste cose mi pare che nell'arco di 2, 3, 4 giorni si è corso. Certo, un ritardo c'è, bisognava pensarci prima, però voglio dire, con tutti un po' di attenuanti credo che in questo momento dobbiamo porci, perché i problemi grossi ci sono. Pino, diciamo, io ti ho detto, però per voglio il dire, futuro, bisogna dare atto, bisogna dare atto che stasera 15 dicembre, ecco, gli addobbi ci sono, criticabili, non criticabili, si poteva fare meglio, però ecco, è un fatto che ci sono, alcuni aggiustamenti in progress sono stati fatti, questo è un dato di fatto. Carlo Regolo, dopo ci ritorni, prego. Vabbè, non entro nel merito delle cose che ha detto Angela, soprattutto nell'ultima parte, perché mi pare che comunque solo una cosa, cioè siamo freschi di elezioni amministrative, diciamo, però evidentemente chi ha deciso di presentarsi alle elezioni e noi avevamo per esempio un nostro programma addirittura dettagliato, abbiamo presentato alla città addirittura il programma dei 100 giorni in cui con cadenze giornaliere sapevamo cosa avremmo fatto, e da questo punto di vista ci immaginavamo che chi appunto è stato eletto avesse già un'idea e un programma ed un'idea precisa su delle cose. Su alcune cose importanti invece addirittura si sono fatte delle commissioni di studio, quindi voglio dire, però non voglio entrare nel merito di questa cosa perché mi pare che Angela sia stata abbastanza esaustiva rispetto a questo argomento. La cosa che invece l'associazione a propositi intanto si scrive in inglese, si scrive Pro-po-city, dove city sta per città. Ah. E si pronuncia però. Già siete i soliti comunisti scervellonici. No. Sempre le cose più complicate. No, non siamo più comunisti. Sto perché ormai a trovarne uno si fa fatica. Cioè, però voglio dire, nessuno di noi, però,
nel senso che noi, come diceva Angela giustamente, siamo, proveniamo, le nostre radici sono... No, vabbè, la mia è una battuta. No, però, no, siccome non è un'offesa. Ma assolutamente no, non volevo, non mi sarei permesso neanche di... Però, siccome ormai... Vabbè, ormai oggi si usa un po' di inglese. No, nel senso che noi proveniamo dal centro-sinistra, ognuno con la propria differenza, perché io, appunto, nel nostro direttivo, per esempio, abbiamo persone di centro, abbiamo persone di sinistra, abbiamo persone di centro-sinistra, abbiamo persone di sinistra-sinistra. Cioè, quello che ci ha accomunato è questo. Angela è democristiana. Ma stai dicendo tu, ma non lo so, lo sanno tutti. Che... Quindi sta cosa di questo nome Propositi è anche perché appunto poi evidentemente lo possiamo leggere invece come propositi. E questo appunto noi abbiamo, pensiamo, siamo sicuri anzi, di avere dei buoni propositi per la città, delle buone proposte, delle buone cose che possano essere messe in campo. Cioè vogliamo capire intanto assieme a quelle persone che stanno un po' fuori dalla, intanto fuori dal palazzo, perché questa cosa del palazzo di pasoliniana memoria dice che appunto è necessario forse veramente ritornare a cercare quelle persone che in questo momento per esempio manifestano con forza il loro disagio. E quindi noi immediatamente la prima cosa di cui ci vogliamo preoccupare è appunto questa, abbiamo in mente di immaginare un progetto che possa anche utilizzare fondi regionali o nazionali o perché no anche europei, immaginando un intervento immediato sulla povertà, perché al di là di quello che si può pensare, nostri tra l'altro soci dell'associazione ci dicono che le Caritas parrocchiali oltre che la Caritas diocesana sono stracariche di richieste di persone che hanno veramente immediatamente necessità di sopravvivenza. Ecco, noi quindi la prima cosa che vogliamo fare, perché come suggeriva chi ha anche messo su diciamo il nome di questa associazione, che quel pro e poi al centro c'è un po, Propositi. Ora quel po sta per popolo, è una parola veramente questa forse antica, però è proprio per questo che ci immaginiamo appunto invece di rivolgerci a loro, alla gente comune, ma stavolta non come si suol dire soltanto a quelli che non hanno voce, a quelli che non hanno rappresentanza, però in realtà è anche a queste persone che noi vogliamo dare la nostra attenzione. E in questo senso per esempio immaginiamo anche, intanto appunto pensiamo anche di fare un lavoro di volontariato che possa arrivare anche a queste persone, a queste esigenze, anche le più minime, addirittura ci siamo anche immaginati per esempio un lavoro che possa arrivare anche per esempio a bambini che hanno difficoltà a scuola per esempio, non volendoci sostituire appunto alle parrocchie, non volendoci sostituire a gruppi di questo genere, però noi pensiamo che appunto buona parte della dispersione scolastica sia data anche dal fatto che appunto ci sono veramente seri problemi di tipo economico e quindi di conseguenza anche poi culturale eccetera, e noi vogliamo inserirci per esempio anche in questa situazione. Vogliamo anche però immaginare un intervento a proposito dello spreco alimentare e a proposito dell'utilizzo e del riutilizzo di questi beni nei confronti di persone che appunto hanno necessità di questo genere, e quindi proprio di creare una rete attiva tra chi ha supermercati o comunque chi ha prodotto pasticcerie, cose così, e chi invece ha... deteriorabili. Sì, ma prodotti che però possono immediatamente essere utilizzati. E poi tutto questo, la base di questo discorso che ho detto finora è proprio perché noi pensiamo che bisogna ritornare, perché c'è stato un momento in cui a Caltagirone abbiamo veramente vissuto, indipendentemente dalle idee che ognuno ha potuto mantenere, professare, eccetera, indipendentemente da chi è rimasto nel suo, ma noi abbiamo necessità di ricostruirci comunità, perché in questo momento c'è
come dire, una lacerazione che non è solo data dal fatto che c'è chi ha vinto le elezioni e c'è chi non le ha vinte, ma una lacerazione che, come diceva bene Angela, ci sono persone che non sono fisicamente andate a votare, che hanno rifiutato addirittura di entrare in questa storia. Quindi pensiamo noi che ci sia la necessità, scusate, di rintrecciare un rapporto tra tutte le persone. Io per esempio ricordo una cosa molto banale, però avendola vissuta personalmente è una cosa che ricordo con piacere: le famose estati calatine, tante polemiche, tante cose eccetera, però tutte quelle serate, quelle iniziative anche minime che si facevano alla villa, al giardino pubblico, e che avevano il senso anche di proprio di far socializzare, cioè di uscire fuori da casa e di avere lì uno spazio dove potersi incontrare. Sul momento sono state anche delle iniziative spesso, certe volte, anche criticate, nel senso che appunto nazional popolari, non proprio di alta cultura, cioè tu sorridi perché appunto sai... Va bene. Sì, però appunto queste invece erano, secondo me, sono delle iniziative che hanno dato anche una sorta di identità comune. Creavano l'identità della comunità. Io sinceramente penso che questa cosa sia una cosa che in questo momento manchi veramente. Le persone che in questo momento, per esempio, o per ragioni di studio o per ragioni di lavoro, sono fuori e tornano. Quando tornano, la prima cosa che dicono non è tanto... e lo dicono, ma non è quello che fa impressione, che ci siano i cassonetti pieni, che non ci sono le strade sporche, che c'è un malessere assoluto, che ci sono negozi chiusi, che c'è la villa che sta cadendo a pezzi. Non dicono tanto questo, tanto quanto dicono: ma mi sembra che Caltagirone sia diventata una città depressa, che ci siano le persone che non abbiamo voglia di niente. Cioè, quindi noi in questa contraddizione ci vogliamo entrare proprio con l'ardire di poter agitare le acque e fare da fermento, come si diceva una volta, da lievito di tutte queste situazioni, e vogliamo appunto in questo senso anche ricucire quelle ferite anche che ci sono proprio nel territorio, proprio ferite che sono date dalle periferie, ormai troppo periferie, perché quando nacquero probabilmente c'erano progetti diversi che poi non si sono realizzati per mille ragioni, e quindi sono rimaste lì nel vuoto assoluto, e quindi c'è necessità proprio di un contatto anche fisico. Ci sono persone, per esempio, che appunto sono state, a cui è stata assegnata la casa popolare in una zona, in zone periferiche, dove che non hanno neanche la possibilità di uscire, cioè che escono ma non sanno neanche dove andare, e in questo senso bisogna, secondo me, fare progetti anche di grossi, anche che possono di nuovo impegnare, come si faceva negli anni passati, gli architetti, i giovani architetti, molti giovani architetti che sono qui a Caltagirone, che sono tornati con l'idea di poter dire la loro su molte cose. E quindi appunto questo, con la speranza che possa far ritornare la fiducia e possa far ritornare la speranza, perché in questo momento appunto c'è, noi pensiamo, e io almeno la registro, penso che sia una cosa troppo evidente per non accorgersene, che c'è appunto questo atteggiamento proprio di abbandono, di mancanza di speranza. Non ci sono neanche più quegli sfoghi minimi, tipo mi apro un'attività, perché appunto ormai siamo in una situazione veramente particolare, la gente ha paura, non c'è un giro molto limitato dal punto di vista economico, e quindi evidentemente non va bene tutto questo. E io penso che questo sia stato anche determinato, soprattutto in questi ultimissimi anni, da un egoismo e un abbandono della città. Cioè si sono curati soprattutto gli interessi personali, si sono curati gli interessi di bottega, si sono curati gli interessi di questo genere. Queste sono appunto alcune cose che noi pensiamo sulle quali vorremmo incontrare anche evidentemente la città, vorremmo incontrare i giovani, vorremmo incontrare anche le persone anziane che appunto sono ai margini di questa realtà. Carmela Armeli, questa era tutta la teoria, sono i proponimenti teorici che hanno illustrato in modo eccellente. Praticamente poi questa associazione, questa Onlus Propo City, chi deve gestirla quotidianamente ma fisicamente è la segretaria, diciamo. Certo.
Quindi come opera l'associazione, quali sono i proponimenti fisicamente? Dove operate? Allora, fisicamente non a casa, no, sicuramente Tasca, no, è un'associazione che è stata da poco registrata, quindi man mano cominceremo a cercare sede, quindi per adesso chiaramente siamo domiciliati presso il presidente, ma avremo presto una nostra allora, sede. Allora non è vero, la battuta è vera. No, è vero, allora. è vero. Io pensavo che era una battuta. Avremo al più presto la nostra... La nostra sede, chiaramente. Ma non è aperta a tutti, no, però giustamente. Avremo appreso la nostra sede, dove chiaramente io terrò i libri sociali, dove io svolgerò il mio compito di segreteria, ma proprio perché abbiamo voluto subito pubblicarla, perché sinceramente riscontriamo che c'è una necessità subito di operare. Io sono una cittadina che fino alle ultime esperienze amministrative non ho mai fatto politica, chiaramente ho esercitato sempre il mio diritto di voto, avendo le mie idee che riscontro nel centro-sinistra. E quindi la mia comunista pure lei, diciamo. Sì, lei ama definire il centro-sinistra comunista, va bene, sì, ma per me non è un'offesa comunque, non esistono più, però ci sono quei valori, ci sono quei valori di centro-sinistra dove io... Ma neanche l'uomo di destra esiste più. Quindi. Diciamo che in questo momento c'è un po' di confusione a destra e a sinistra. Ideologicamente ormai... Sono state abbattute tutte le barriere. Dovremmo però ritornare sui valori, perché secondo me sono fondamentali. I valori sono diversi dai dogmi ideologici. Diciamo. E se c'è un ritorno ai valori, c'è un ritorno alle radici, forse avremo quella spinta propositiva, propositiva per il futuro. Per cui io mi impegno in questa campagna elettorale, sinceramente... Non ce n'è campagna elettorale. No, mi impegno, stavo raccontando... Non ce n'è, in questo proponimento di propositi. E perché sto riprendendo il discorso del progetto dove... Ancora, perché io mi sono impegnata. No, assolutamente no. Beh, è un lapsus freudiano. No, assolutamente no. E le spiego perché non è proprio... Non si sente questo, almeno io non l'ho percepita così, giustamente come dire, l'amarezza c'era, però ho temuto che quell'esperienza finisse nel dimenticatoio, invece con grande, e sono stata felice di far parte della costituzione di questa associazione. E chiaramente mi sento la responsabilità, perché non avendo mai fatto io nessun tipo di attività se non quella lavorativa e quella di famiglia, io sono impiegata regionale in comando presso il tribunale e ho vissuto sulla mia pelle 20 anni di precariato, ex articolista, e quindi conosco benissimo, sono molto vicina ai miei colleghi del comune che purtroppo ancora l'agognato contratto, così come ho avuto la fortuna di averlo io, non l'hanno ancora avuto. Quindi a maggior ragione io ho pensato di impegnarmi in questa associazione, proprio perché capisco che c'è una necessità, è quella di mettere a disposizione dell'associazione, a disposizione della città, quelle che sono le mie poche, scarse competenze, quello che è, perché è importante cercare di dare di scuotere questa città da questo stato in cui la stiamo trovando in questo momento, questo stato quasi dormiente, io lo definisco, ma soprattutto è un dovere che abbiamo nei confronti dei nostri figli, creare un futuro che sia di una città più attiva, più partecipe, tant'è che nel direttivo, così come sottolineiamo sia il Presidente che il Vicepresidente, siamo presenti sensibilità diverse, sensibilità politiche diverse, con una nostra preparazione, certo. Ognuno nel professionista. Ognuno con le proprie motivazioni. Però poi riusciamo ad avere una sintesi comune, perché il comune denominatore di questa diversità è proprio il bene della città, la voglia di questo cambiamento culturale. E quindi io invito coloro che, così come me, avevano voglia di partecipare attivamente alla vita politica, però non avevano voglia, sinceramente, di andarsi a iscrivere in un partito ben specifico. Per cui quando c'è stata l'occasione dell'associazione che mi dà la possibilità appunto di investire con quello che è possibile nella città, ho proprio come dire, accettato volentieri. E quindi invito tutti coloro che in questo momento magari... Più che criticare, voglio dire, la critica ci sta, soprattutto se è costruttiva. E l'invito invece proprio a venire in associazione e a mettere a disposizione... Quindi a casa di Angela Tasca. In questo momento sì. In questo momento, ma tuo marito sì. Lo sa sta cosa? Sì, tranquillo. Però ci accoglie sempre a braccia aperte. No, vabbè, sì. E quindi invito proprio ad avvicinarsi all'associazione per mettere a disposizione le loro idee, dare il loro contributo, soprattutto invito i giovani.
perché penso che i giovani devono impegnarsi per creare una città diversa. I giovani purtroppo sono costretti ad allontanarsi da Caltagirone per la formazione universitaria, ma io mi auguro che dopo la formazione universitaria i giovani possano trovare lo spunto per tornare e per mettere a disposizione della città le competenze acquisite nel campo universitario. Purtroppo ultimamente sto registrando invece molti miei colleghi che hanno figli che purtroppo vanno via proprio perché a Caltagirone non stanno trovando più un futuro, non c'è più futuro e quindi questa città, ripeto, quasi dormiente, deve darsi una scossa, deve uscire da questa stagnazione e per uscire non dobbiamo solo aspettare che siano le istituzioni, che sia l'amministrazione. Ognuno faccia la propria parte, quindi invito tutti quanti, chi vuole, a venire da noi in associazione in questo momento, ma a breve daremo la sede, sabato, poi l'indirizzo della sede. Che devo chiudere. Sabato abbiamo la presentazione, sì, sabato mattina, sabato pomeriggio alle 17:30, giorno 17, faremo presso il Bar Garden in via Principessa Maria, non a casa mia. Non pensavo nell'anticamera. Stai tranquillo, non a casa mia, anche perché a parte lo spazio non saprei neanche cosa offrire, non a casa mia, quindi presenteremo, è l'occasione, c'è l'assemblea dei soci, ma presenteremo l'associazione con i suoi obiettivi, con i suoi primi eventi, quello che intendiamo realizzare. Ti volevo dire semplicemente, no, per ritornare al punto di partenza sul Natale, hai ragione nel dire che per fortuna ed è un bene per tutti, ci mancherebbe altro, Pino, siamo tutti felici, ecco, che Caltagirone comunque abbia i suoi addobbi, però soltanto notare questo, i mercatini di Natale, giustamente l'amministrazione ci ha pensato a emanare il bando il 20, attraverso il 20 di ottobre, però c'è un interrogativo lì da porsi, c'erano tre lotti per quanto riguarda i mercatini di Natale, parcheggio Santo Stefano, piazza Innocenzo Marcinò, via Cavalliti e piazza Falcone Borsellino, e primo interrogativo, perché due lotti sono andati deserti, cioè perché i venditori, ecco, hanno rifiutato la piazza di Caltagirone, primo interrogativo che ci porremo anche noi. Secondo, il fatto di poi di distinguere i mercatini che giustamente avevano una loro caratteristica, dovevano essere fatti in determinato modo, rispettando determinate standard. Per quanto riguarda il mercatino di Piazza Falcone e Borsellino, non è che la città nuova non vive il Natale, sarebbe stato molto più opportuno anche lì mettere in campo, quindi nel bando, il mercatino tipico del Natale con dei prodotti artigianali. Quindi per dirti questo, mentre invece era stato previsto soltanto tutti i prodotti merceologici tranne esclusi gli alimentari, capisci bene che il Natale anche lì i prodotti tipici regionali dovevano essere fatti. Quindi il mio è semplicemente per dire come sono andate le cose, per carità, me ne guarderei bene che non sono stati fatti posti in essere delle iniziative per rendere il Natale 2016. Ripeto anche questo, e anche l'altro problema, da domani via Luigi Sturzo, piazza Municipio fino a Largo San Giorgio sarà chiusa al traffico. C'è un deficit di comunicazione, spero che l'amministrazione Ioppolo, è chiaro che è consapevole di questa cosa. E dovrà, e anche lì la nostra funzione, proprio per coinvolgere il cittadino, per vivere quelle che sono le modifiche dei comportamenti quotidiani, perché siamo abituati a posteggiare sotto la bottega, occorre che l'amministrazione indichi e invece come adeguarsi. Tu il problema della viabilità non ce l'hai perché l'hai risolto con la bicicletta, quindi non è problema. Sì, però in inverno non la posso prendere. Non posso. Va bene qua, chiudiamo questa trasmissione. Grazie. In bocca al lupo per l'associazione. Grazie. Propositi, adesso non me lo dimentico Propositi. Propositi, non propositi. Propositi. Propositi.
E niente, teneteci informati sulla vostra azione di informazione, di stimolo, che indubbiamente non guasta, non guasta alla comunità, alla città, non guasta alla democrazia, perché questo può alimentare il dibattito, il confronto. Infatti. E viva Gesù. Va bene. E ti inviteremo a gennaio all'inaugurazione della sede. Perfetto, va bene. Che non è a casa di Angelo. No. Va bene. Bene, grazie a Carmela Armellini. Armeli. Grazie a Carlo Regolo, vicepresidente dell'associazione, grazie alla presidente Angela Tasca. Armeli è la segretaria. In bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. Bene. Grazie a lei. Allora, chiudiamo questa trasmissione. Si sono dilungati parecchio in questo ultimo segmento e quindi chiudiamo qua questa trasmissione. Vi ringrazio della cortese attenzione. L'appuntamento è domani sera alle 21.30 più o meno. Sì, siamo puntuali quasi come sempre. Quindi buon proseguimento e buona serata.